Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenasco, sempre affiancato dal carissimo Kerren, e siamo arrivati a quello che è l'ultimo giorno di Promotion Tournament per il PG Nationals. Siamo arrivati in quello che è un giorno particolare, perché non è solo l'ultimo giorno di Promotion Tournament, è l'ultimo giorno dell'anno. Questo rappresenta per noi l'ultimo cast per quello che è non solo il 2019, ma per quello che è il decennio nella sua totalità. Ebbene, sì. E quindi è anche un giorno in cui ci concediamo qualche lacrima, ci concediamo qualche ricordo, ci concediamo un po' di tutto. È l'ultimo giorno del Promotion Tournament. Già ieri abbiamo avuto il nome di quello che sarà il primo qualificato per il PG Nationals dell'anno prossimo, YDN Devils, che riescono ad accedere al torneo principale con una run immacolata. Nessuna sconfitta per loro, non solo in questo Promotion Tournament dove hanno dovuto affrontare le squadre in fase di retrocessione, ma in generale non ne hanno persa una in tutte le fasi. E questo è l'assurdo, il modo in cui sono riusciti a dominare. E ormai il meme del i primi 5 minuti perdono e poi distruggono tutto è confermato. Sì. Perché ogni singolo match che abbiamo guardato, ok, dai, magari hanno finalmente trovato qualcuno che li fa un pochino sudare, e dopo un quarto d'ora torni a guardare sulle singole corsie e ti ritrovi, ah, sono tutti in vantaggio. Beh, voglio dire, è un team che ci ha fatto anche capire perché quello stato di forza li ha portati ad essere immacolati fino alla vittoria del winner bracket, perché hanno tutto quello che serve ad un buon team. Hanno dei giocatori meccanicamente capaci, hanno un buon macro, sono preparati non solo a giocare a League of Legends in senso generale, ma proprio a giocare in risposta ad ogni tipo di avversario. E questa è una cosa che abbiamo visto molto bella da parte loro nel corso del torneo. E per il resto vorrei anche vedere come se la cavano oggi i Cyberground, ieri sconfitti per mano di questi YDN, e adesso andranno ad affrontare gli HG, che tu parlavi del meme, i YDN perdono i primi 5 minuti e poi vincono. Gli HG invece portano questa cosa all'estremo, perdono la prima partita e poi vincono la serie, quindi abbiamo visto due performance con delle grandi rimonte da parte loro, e questo lascia comunque degli interrogativi particolari, perché questi HG perdere in maniera così eclatante le prime partite per poi andare ad adattarsi ai loro avversari, riuscire a portare, non li possiamo chiamare veri e propri reverse sweep, perché in una serie al meglio delle tre il reverse sweep è un concetto un po' lato, però vuol dire che comunque la loro capacità di adattarsi ai loro avversari è molto alta. Ma non è soltanto la capacità di adattarsi, ma adattarsi al momento, perché ti rendi conto di quello che sta succedendo e subito elabori una nuova strategia in modo da gestire i tuoi avversari lì, tra virgolette, on stage. Sì. Nello stesso istante che dici ok, fra 10 minuti c'è la prossima draft, bene, cosa vogliamo fare? Vuol dire che comunque ti sei preparato abbastanza bene da poterti allargare, tra virgolette, nel momento in cui sai che sei in difficoltà. La strategia 1 non ha funzionato, bene, passiamo alla strategia 2, 3, 4, 5, quante ne abbiamo preparate? Non lo so, sono tante. E si vede, perché si vede il modo in cui evolve proprio il gameplay. Esattamente. E in questo dobbiamo però considerare alcuni elementi, perché il gameplay si va sia ad evolvere, però comunque mantiene degli elementi di imperfezione al suo interno. Elementi che sono tutto sommato facili da riconoscere da parte di un occhio esperto, e quindi un team che riesce a coglierne i punti deboli, secondo me può inserirsi facilmente contro strategie eccessivamente articolate. Gli HG, con quello che ci hanno dimostrato, se vogliono vincere questa serie, che tra l'altro iniziamo a vedere già da adesso perché siamo in draft, signori. Sì, ci siamo, siamo nella prima draft di questa serata. HG dal lato blu contro Cyberground Gaming dal lato rosso. Stavi dicendo? Ti dicevo, se vogliono vincere questa serie, gli HG, secondo me dovrebbero andare su qualcosa di proprio super basic. Al di là degli HG che vengono spesso tenuti in piedi dallo split push di una Fiora, voglio dire, che sia Potatismio o meno, sembra che le Fiora in split push siano il santino protettore degli HG Esports. Perché no? Se funziona. E infatti è stata bannata all'istante Fiora. Questo va a giustificare quel ban da parte dei loro avversari, che sembrano bannare molto a target oggi. Giustamente, sì. Vai a bannare Cassiopeia, vai a bannare Veigar, Fiora. Mi piace come selezione da parte loro, vuol dire che Cyberground hanno fatto i compiti a casa. E gli HG invece vanno per il focus su MJRD, Major D. Come pensi che questo vada a impattare sulla corsia inferiore? Perché abbiamo visto come Counter, nel momento in cui anche viene un po', tra virgolette, lasciato a se stesso, è riuscito a fare veramente tanto.
Counter comunque sarà forte di Xayah e di fianco a lui ci sarà Rakan, quindi le risposte sulla corsia inferiore trovano immediatamente collocazione e abbiamo Xayah e Rakan in risposta a Syndra, quindi comunque uno scambio di power pick. Ricordiamo, siamo sul server live, quindi siamo effettivamente sulla patch 9.24b che è arrivata ieri, quindi qualche bilanciamento qui e lì. Non penso che Garen verrà reinserito all'interno del competitivo, ma quella è un'altra questione. Caitlyn viene selezionata. E parlando di Caitlyn, Caitlyn sta attraversando un periodo molto particolare perché la build di Caitlyn riesce a virare in maniera estremamente rapida verso la possibilità di critico. Caitlyn, dato il suo kit dove non devi danzare intorno agli avversari, non devi posizionare piume per poi richiamarle, non hai stack delle quali doverti curare, o via dicendo. Caitlyn tasto destro. È un campione particolarmente stat check, è un campione dove quando hai più statistiche del tuo avversario, e considerando che comunque il range è sempre più alto, vai a vincere il trade. Caitlyn come si va ad inserire di recente? Accumulando quanta più possibilità di critico nel minor tempo possibile. Chiude un oggetto di critico e poi acquista 3 cappe dell'agilità, ottenendo così il 100% di critico tra il 17esimo e il 20esimo minuto di partita. Ed è qualcosa che nella 9.24b sta portando Caitlyn di fianco a Miss Fortune, altro grosso stat check per la corsia inferiore, ad essere i tiratori più predominanti in assoluto. Voglio vedere come si inserirà a questo punto questa Caitlyn contro Xayah e Rakan, perché quella corsia, grazie anche a Morgana come supporto, è molto facile da bullizzare. Assolutamente, perché la bassa gittata di quella Xayah già è facile da punire, ma nel momento in cui Rakan magari sbaglia un ingaggio, può essere bloccato per mano di Morgana, subito dopo c'è il concatenamento di controlli con la trappola, e tendenzialmente nel momento in cui vedi Caitlyn e Morgana tenerti fermo per così tanto tempo, sei morto. È molto probabile che tu sia morto, a meno che non parta una cura al volo. Esatto. E comunque considera una bottom lane fragile, Xayah Rakan. Viene inserito Gnar, quindi anche lì, top laner molto neutrale. Vuoi tenere sotto controllo Nova Crono, perché al di là dello split push che abbiamo visto ieri, che ha tenuto in piedi gli HG, nonostante delle situazioni disastrose sul resto della mappa, Nova Crono è stato un po' l'ago della bilancia di questi HG. Assolutamente. Nova Crono, sia nella serie dove abbiamo visto comunque gli HG cedere terreno, sia invece nelle serie che hanno portato a casa, ha dei mood di gameplay totalmente diversi. Nova Crono è quel giocatore che o ti prende 10 kill o ti muore 10 volte. La via di mezzo per lui non è uno stile piacevole. E la via di mezzo la impongono i Cyberground con Gnar e Vel'Koz. Vel'Koz per la corsia centrale, quindi per Kokomux rimane sempre un campione della gittata, quindi non ci stupisce troppo. Ma mi piace molto Gnar perché siamo in 9.24b, quindi ha avuto uno scaling aumentato sulla sua Q, e danno aumentato anche sulla sua W, entrambi in forma mega. Già. Quindi a livello di fase di corsia non sei poi messo così male, ma usciamo dalla fase di selezione campioni, quindi è possibile che qualcosa sia andato storto, anzi è abbastanza sicuro. Vedremo a breve di che cosa si è trattato. Molto probabilmente quello non era Vel'Koz, perché ok, Vel'Koz in un contesto neutrale, ma tu sai già quale sarà il mid laner avversario. Sai già che comunque è stato dichiarato il tiratore, quindi non c'è neanche la possibilità di una Syndra bot. E stiamo parlando di Crocomux, ok? La risposta di default a Syndra per Crocomux è Xerat. Xerat però bannato. E purtroppo con Xerat bannato, che cos'altro vai a selezionare? L'altro campione di Crocomux. Lux, quindi ti verrebbe a pensare. Sì. Stiamo adesso, ok, cercando di capire che cosa sia successo. Ok, no, semplice proprio problema in fase di draft. C'erano problemi col piccare. Non sappiamo ancora quale campione o meno sia stato mispiccato. Non sappiamo se erano gli HG ad avere problemi o dall'altro lato i Cyberground. Comunque, tornando un attimo a discutere di Crocomux. Ok. Comunicazione dalla regia, molto semplicemente quel pick di Syndra non era una Syndra in sé per sé, ma era una Zir. Un attimo, perché la cosa adesso si sta complicando, mettiamola così, perché adesso c'è da capire che cosa sia successo. No, a quanto pare non si trattava di un placeholder, erano un po' di problemi in fase di comunicazione. A.K.A. i giocatori stavano trollando la regia in fase di comunicazione, quindi non sarà un placeholder, ma si trattava di semplice disconnessione di uno dei giocatori.
dei HG, tra l'altro. Quindi nessun problema, si tornerà in partita e si dovrebbe mantenere i pick come li abbiamo visti. Sì. Quindi sarà effettivamente Vel'Koz, non sarà Lux, non sarà Xerath per ovvi motivi. E quindi che te ne pare di questo Vel'Koz? Perché adesso possiamo ufficialmente iniziare a parlarne. Allora, Vel'Koz, considerato che si troverà contro Syndra, non è una delle matchup più facili, ma neanche una di quelle più difficili, perché tutto il kit di Syndra si basa sul poter arrassare un avversario che è a media distanza o a bassa distanza se il campione è corpo a corpo. Vel'Koz ci tiene a stare lontano dal suo avversario, ci tiene a stare tanto lontano dal suo avversario. Tuttavia a volte deve avvicinarsi per poter andare a wave clearare in maniera corretta l'ondata di minion. O anche... E questo lo apre a uno stun di Syndra. Non solo quello, ma anche il problema della canalizzazione durante la Suprema. Sì. Quello è uno dei problemi principali quando affronti un campione che può mettere giù uno stordimento a una gittata così alta. Adesso non ricordo la gittata totale del raggio disintegratore. Mi sembra che sia sulle 1600-1700 unità, ma comunque stiamo parlando di basta un piccolo passo a Syndra per mettere giù un disperdil debole, bloccarne la canalizzazione e andare poi a creare dei problemi particolari da quel punto di vista. Non lo so. Vel'Koz è particolare come pick. Anche lì, Morgana lo può andare a immobilizzare dalla distanza, permettere a Syndra di connettere con la carambola molto più facilmente. Hai Caitlyn, anche lì campione da gittata immensa. Vedremo. Tanti se e tanti ma, ovviamente si discute con quello che abbiamo disponibile in partita. Esattamente, finché sono se, ma dobbiamo soltanto cercare di teorizzare un po' per... capire effettivamente come si inseriscono questi campioni l'uno sull'altro, perché per quanto possiamo provare a prevedere qualcosa, poi può succedere di tutto già dal livello 1, un Binding di Morgana durante un invade colpisce, primo sangue a qualcuno, un'intera corsia viene sbilanciata del tutto e quindi ogni discorso decade. Sì. Mi piace il Binding di Sin nei confronti di Shox, è stato opprimente con quel campione. È stato il suo campione. Sì. Per carità, da parte di Shox abbiamo comunque visto anche un buon Olaf. Olaf non è neanche così male in questa composizione. Vuoi inserirti aggressivamente, bypassare Rakan come fonte di peeling e accedere a Xayah. Xayah ha dei danni però molto interessanti e post Ragnarok può cercare di giustiziarti, però... vedremo, quello è, torna nella cartella dei se e dei ma, quello si vedrà solo in partita. Ornn selezionato per la corsia superiore e quello mi piace, anche quello mi piace molto, perché parlavamo prima di campioni stat check e la draft degli HG sta andando prepotentemente in quella direzione. Quale cosa migliore quando hai due campioni come Syndra e Caitlyn andare a potenziare i loro oggetti? Andare ad alzare l'asticella del tuo stat check, non di quello avversario. E Qiyana, quella mi piace, anche Kha'Zix, va benissimo. Vai quindi per un campione aggressivo della giungla, considerato che hai controlli su ogni singola corsia, è anche molto sensato. Mi piace la scelta di Ornn per un motivo anche, l'ingaggio della lunga gittata. Sì. Morgana con un Binding e Syndra con una sfera lanciata dal disperdil debole. Non è male come ingaggio, ma non è la stessa gittata di Ornn. Abbiamo inoltre visto una cosa, appena è stato selezionato Kha'Zix da parte di Crocomux c'è stato lo swap immediato verso la barriera come strumento difensivo, quindi l'aver solo selezionato Kha'Zix ti permette istantaneamente di aver negato un incantesimo dell'evocatore globale al mid laner nemico, obbligandolo quindi a un pattern di gioco molto più complicato, perché se non ti puoi teletrasportare in corsia, sai che se non hai pushato correttamente l'ondata perderai esperienza, perderai oro. E... Vel'Koz non è che abbia problemi a pushare, ma anche Syndra dall'altro lato sa la sua. Vel'Koz è un pochino facilitato in early game più che altro, con Syndra invece che una volta ottenuto un paio di livelli va a pareggiare il suo way clear. Ovviamente livello 1 è normale che Vel'Koz tiri 2 W e di colpo si vede l'ondata pushata sotto torre Syndra, ma non è qualcosa che ti va a punire così tanto, perché tanto Kindred non vuole andare a invadere aggressivamente un Kha'Zix, soprattutto in early game. Stesso discorso però puoi applicarlo anche dall'altro lato. Kha'Zix può invadere in early game, ma non è facile andare a invadere quando le tue corsie subiscono priorità in early game. E penso quindi che per quanto Kindred sia una buona risposta contro Kha'Zix, e Kha'Zix può aggredire facilmente Kindred in early game, sì, non penso che interagiranno così tanto proprio a causa delle singole corsie in priorità. Bottom lane secondo me decide molto le priorità della bottom lane. Anche perché stiamo comunque parlando di counter sulla corsia inferiore, quindi giocatore tipicamente molto aggressivo. Esatto. Xayah Rakan, sto pensando ad un antico setup di Xayah Rakan che solitamente permetteva di prendere tanta priorità ed era il setup a doppia pioggia di lame.
Non è improbabile, perché se tu vuoi cambiare le tempistiche dichiarate su carta, se tu sei counter, ok, e quindi sei un giocatore abituato a giocare in situazioni di svantaggio, abituato a dare risorse al team scaricando responsabilità dalla tua corsia, qualche setup di questo tipo potrebbe permettere a Xayah e Rakan di andare molto aggressivi su Caitlyn Morgana a livello 1, perché il livello 1 di Caitlyn Morgana deve farsi forte del vantaggio in range, altrimenti ti manca sempre qualcosa. Su Caitlyn ti manca la rete per riposizionarti, su Morgana devi scegliere, se non prendi lo scudo nero come prima abilità allora ti esponi, se non prendi altre abilità non prendi priorità dal livello 1 e quindi magari gli avversari prendono il livello 2 prima di te. Proprio per questo mi veniva in mente quell'antico setup, ma è subottimale per i tempi di questa patch. Decisamente, considerato come cambiano i tempi, ma anche cambia quello che è l'abitudine, perché spesso e volentieri adesso vediamo i tiratori andare a selezionare un doppio getto da critico e prendere il tempo letale come runa, quando ci sono anche opportunità in cui un press di attack è stato possibile, o come sottolineavi tu, una pioggia di lame, proprio per impostare questo tempo di corsi aggressivi. È normale che il meta cambi nel tempo, è proprio dipendente dal ritmo di tutta la partita attorno a sé. Persino al piede lesto veniva giocato da entrambi questi tiratori. Sia Caitlyn che Xayah potevano andarlo a sfruttare. Adesso invece è un po' una scelta, non dico inferiore, ma è semplicemente qualcosa per la quale non opti più, perché vuoi giocare con un tempo aggressivo, ma che ti permette di scalare come il tempo letale. Parlando però di tempistiche di tiratori, dobbiamo anche considerare che i Cybergrand della loro ne hanno due. Vanno a inserire Kindred in giungla. Comunque un tiratore concepito per essere un anti-assassino, data la sua suprema, e andrà a giocare contro Kha'Zix. Kindred può avere dei problemi a giocare contro Syndra, però se vai a itemizzare verso la mannaia oscura, dai copertura al mid-game dalla gittata da parte di Kindred per poi delegare il late-game a Xayah. Non è improbabile anche da parte dei Cyberground la classica strategia dove tu dai una lane vuota a Xayah per farmare e cerchi di gestire il resto del early to mid. Dall'altro lato, l'abbiamo detto, gli HG, avevamo predetto la necessità di giocare in maniera semplice per portare a casa questa partita, perché li conosciamo, abbiamo visto che sono bravi ad adattarsi e quindi gioca il piano di gioco più semplice possibile. Questo è un piano di gioco abbastanza semplice per loro, hanno statistiche grosse e le vogliono lanciare in faccia al team nemico. Ho un martello, quello è un chiodo, lo picchio. Sì, sì, veramente. Proprio di ignoranza, ecco, se tu guardi l'intero kit che hanno i singoli campioni, l'intera idea è andare a eliminare un singolo bersaglio che sia trovato fuori posizione per mano di Morgana o dalla Suprema di Ornn e distruggerlo. Hai Syndra con la Suprema, hai Caitlyn con la Suprema della gittata, hai Kha'Zix col danno singolo bersaglio. Ma... abbiamo un Kha'Zix con Conquistatore. Questo è particolare. Perché... okay. Allora, mi piace l'idea, perché comunque i cooldown di Kha'Zix sono abbastanza bassi da poter sfruttare più volte la Q e continuare a ottenere doppia stack di Conquistatore. Specialmente su bersagli isolati. E hai un fight prolungato nei confronti di Kindred, quindi è anche logico che il fight durerà abbastanza a lungo da permettergli di attivare il Conquistatore. Ti direi a questo punto di andarlo a vedere. Entriamo sulla landa degli evocatori, signore e signori. Curioso setup da parte di Shox, ma voglio vedere come lo andrà a giocare. Ladies and gentlemen, eccoci sulla landa per quella che sarà l'ultima serie di questo Promotion Tournament. Serie, vi ricordiamo, essere al meglio delle tre. Chi perde fuori, chi vince è qualificato per la prossima stagione di PG Nationals. Mano a casa agli hashtag. Hashtag HGWin contro hashtag CGGWin. E il tuo hashtag a chi va? Bella domanda. In questa prima partita, HG. Ok. Sono un gran fan delle strategie semplici. Vediamo un tentativo di invade da parte di Nocron e Shox per ottenere informazioni su push infan. No! Tentativo di clear sul lume, purtroppo non andata a segno. Sei comunque una Kindred che verrà aiutata per mano di Gnar a conquistare questo primo red buff. Shox e Nocron iniziano sul lato superiore, con Shox che quindi parte dal blue buff per andare poi dove? E questo parlando un attimo dei cambiamenti della pre-season. Il fatto che adesso ambo i lati di giungla ti permettano di raggiungere il livello 3 porta Kha'Zix a funzionare molto meglio dal lato blu, perché sfrutti i due campi isolati, a differenza del singolo campo isolato che trovi dal lato rosso. Inoltre iniziare dal lato blu ti permette di bypassare il lume che era stato piazzato ai Lamabecchi. Avevi perso visione su Crocomux e quindi hai voluto reagire andando sul lato più sicuro a livello di informazioni.
non sapranno veramente mai Cyberground se Kha'Zix ha fatto Red to Krug oppure è andato dal lato blu, e quindi devono cercare di adattarsi di conseguenza, lì dove dall'altro lato invece sai che Kindred ha iniziato dal rosso. Bel legame sicuro qui. Bel binding subito, Major D si sposta a difendere il suo counter. Giustamente, ti rendi conto, a livello 1 non vogliamo ingaggiare, allora proteggiamo almeno l'amata. Livello 2 ottenuto per primo da parte dei Cyberground. Non penso che traderanno troppo aggressivamente. Ci hanno provato, ma Nine Pocket Tick e Burger Flipper si sono subito ritirati appena visto l'ultimo minion per il livello 2. Vediamo intanto Falcomux abbastanza preciso con le sue Q sulla corsia centrale, mentre Valkyrie... Oh, che bel trade back da parte di Novacrono. Davvero, davvero bravo. Valkyrie interrotto durante il suo hop. Cercava di fuggire da quel knock-up. Per un istante non c'è riuscito. È comunque un'animazione non lunghissima, ma ci richiede del tempo. E richiede anche una buona capacità di previsione di quelli che sono gli spostamenti avversari, perché difficilmente si hanno dei riflessi così alti da giocare in risposta ai frame di caricamento dell'animazione stessa. Qui... Il centrale potrebbe andare per il lockdown su Deja Vu, costretto comunque al flash difensivo. Stordito push infan, sta arrivando anche Morgana in quella giungla. Questo rende tutto pericoloso, ma sono già andati a casa, battuta di ritirata. Pushin sappiamo che comunque era nell'area marchiata dal lupo, quindi da parte sua c'era riduzione cooldown sulla sua Q. Aveva utilizzata sì in senso offensivo, ma bastano 4 secondi per averla di nuovo. Passato attraverso il muro e si porta adesso verso il primo argo granchio marchiato. Giustamente vuole quella prima carica. Una carica gratuita, perché sprecarla? Prendila subito, portatela a casa. E Shock sotterrà largo granchio dal lato inferiore della mappa, sì. Che torna molto comodo, soprattutto in ottica di provare a aggredire Xayah Rakan. Tutto però dipende da un binding di Morgana, tutto. Parentesi per chi ci sta seguendo da casa, specialmente per i più affezionati del competitivo italiano che conoscono la vera identità di questi giocatori. Siamo sul server live, molti di questi giocatori utilizzano sul server live un nome diverso dal loro nome effettivo. Quindi ad esempio da parte di Pushin Fan sappiamo essere Camille. Continueremo a chiamarlo Pushin Fan per dovere di cronaca per chi non conosce il nome effettivo. Stessa cosa anche dall'altro lato, Burger Flipper, Gamma e Nine Pocket, Pocket Pick, Bloodymark, giusto per presentarli con la loro vera identità, per smascherare i Superman di turno. Usciti sotto la struttura, i Cyberground costretti a farmare sotto torre. Non proprio felice questo last hit sul minion cannone, sono comunque tanti soldi che scompaiono. E se c'è già uno svantaggio in farm, anche perdere minion importanti è grave, perché se perdi farm ma stai cedendo minion come i minion caster, che sono quelli che valgono meno oro, non è una grave perdita. Cedere un minion cannone è una grave perdita. Sì, anche perché in questa fase di gioco gli squilibri poi vanno a trasformarsi molto velocemente in differenza sulla mappa. Prendi ad esempio questa corsia inferiore, perché inizialmente Counter e Major D sono andati molto aggressivi per permettere a Kindred di avere controllo sul quadrante superiore. E poi c'è stata la rotazione verso la corsia centrale. Ma quella priorità, quando tu vuoi giocare prioritario con Xayah Rakan contro una Morgana Caitlyn lane, ti costa minion. E questo si trasforma adesso in un buon contropush, ma quando hai ceduto la priorità. In questo stanno facendo un po' da direttori d'orchestra i Cyberground. Sanno quando devono mantenere priorità e sanno quando la devono cedere per recuperare risorse. Ma... questo come si traduce? Perché... tanto Crocomux, bella azione. Sì, qua Deja Vu bloccato. Arriva il knock-up, è stato bloccato il laser e ne parlavamo prima. Pushin fa pronto all'ingaggio ed è primo sangue regalato a Deja Vu. Sindrel 6. Tu sei una Kindred al 4. Flashi sotto torre? Non è una buona idea. Per nulla, Valkyrie qua molto aggressivo nei confronti di Nova Crono. Il conquistatore è stato attivato, potrebbe cercare il servimento. Arriva la Suprema di risposta, ma Nova Crono mi sa che qua non avrà via di scappo. Per quanto i danni in entrata siano molto alti, il pugno per terra costringe Ornn al flash difensivo. E questo per Valkyrie è comunque una bella vittoria. Morto un jungler, se ne fa un altro. E appena vedono la dipartita di Pushin vanno per il drago. Tentativo di ingaggio nei confronti di Shock. Lo scudo nero arriva troppo tardi. Counter salta attraverso il muro. Le piume cominciano ad essere richiamate a sé, ma non portano alcun cross sulla dopo posizione. Flash difensivo da parte sua. Shock adesso bloccato, eliminato per mano di Pushin. Falcone ora Vali sicuramente vuole vendicarsi di quella Syndra con counter. E Major D che inseguiranno invece Burger Flipper e Nine Pocket Pick. La cura di Caitlyn ha fatto la differenza. Ha trovato un bel knock-up. No! Pushin fa
dopo sbaglia il salto. E questo potrebbe condannarlo a morte. Counterone! No! Vuole a tutti i costi l'uccisione, almeno su Morgana. Counter ha detto, va bene, il mio jungler ha sbagliato il salto, non importa perché io posso scattare in avanti grazie al flash. Porta a casa la kill su 9 Pocket Pick. Pushing Fan ha cercato il punto più ampio in assoluto da saltare, era un salto impossibile quello. Qua, il Giavuso ancora una volta trova Pushing Fan, fuori posizione, lo va subito a stordire. Pushing Fan deve cominciare a pensare di andarsene, per quanto i danni ne abbia veramente tanti. C'erano dei bei danni su Syndra e comunque Crocomux era in zona. Valeva la pena correre il rischio in quel frangente. Non sei ancora a livello 6, non hai la tua Suprema per salvarti, ma ti sei fatto bene i conti e sai che l'ultima Suprema di Syndra era stata utilizzata per ucciderti. E quindi almeno sei riuscito a tenere conto del cooldown e reagire in base a quello. Qua 9 Pocket Pick si sposta dalla sua corsia inferiore per andare a rimuovere un po' di visione avversaria. Con Major D che può tranquillamente rimuovere i lumi appena piazzati da Syndra. Momento precedente, nuova crono, bello, nuova campagna di comporti di Valkyrie, danni in entrata non sono da sottovalutare, ma anche quelli che nuova crono stesso subisce. Ouch! Però la pina felice è qualcosa di assolutamente poetico. Io davvero vorrei una petizione per le emote anche sul Tournament Realm. Magari, mamma mia. Sai i meme. In LPL, ad esempio, sono abilitate. Immaginati i G2 che spammano la loro emote. Fissi. Ecco perché non sono abilitate. Già. Pushin Red to Krug si mantiene comunque sul quadrante superiore dove c'era Shox. Questo dà un po' di sicurezza in più a Valkyrie nell'andare a pulire l'ondata in modo da non perdere priorità. E non vuoi perdere priorità quando hai un vantaggio in minion così sostanziale. Non è solo il 2-1 sul tabellone a dare vantaggio a questi Cyberground, ma il fatto che la corsia superiore stia surclassando così tanto l'avversario da bilanciare giungla e bottom lane. Major D sulla corsia inferiore voleva cercare un piccolo flank nei confronti di 9 Pocket Pick e Burger Flipper, ma si rende conto che ci sono un po' troppi minion da combattere, un po' troppi minion da tankare in caso di ingaggio. E quindi dice, torno dalla mia amata. Resettiamo la corsia, otteniamo qualche livello, perché ora i vantaggi di livelli c'è ambo i duo laner. Sì, sia sul support che sul carry. Dura poco però questo vantaggio. Una cosa che però vorrei sottolineare è la flessibilità anche di Caitlyn in questa patch. Avere dalla tua una cappa dell'agilità e un MC spada si può tradurre tranquillamente sia in un rasoio della tempesta che in un frammento d'infinito, a seconda del decorso della fase di corsia. Rasoio della tempesta... Sto utilizzando molto la parola stat check in questa partita, ma ogni volta che c'è Caitlyn mi tocca utilizzarla spesso. E una palla di statistiche come oggetto. Al di là del preziosissimo rallentamento quando sei di fianco a una Morgana. Di un ingaggio qua, Major D andrà subito per il knock-up nei confronti di questa Caitlyn. Counter riesce a trovare la prima uccisione, troverà anche la seconda grazie al reset nei confronti della struttura con la Suprema. Valkyrie intanto ingaggia sulla corsa superiore, costretto a battere in ritirata però perché i danni della Suprema di Ornn sono qualcosa da sottovalutare. Pugno per terra, stunato ancora una volta, non ha il flash e quindi balzo in avanti e via, facile preda questo Ornn. Li ho visti quei buff dei danni su Gnar, si sono visti tutti in questo trade. Vi ricordiamo che siamo nella 9.24B. Gnar ha già ricevuto l'hotfix che ha portato la sua forma mega ad essere molto più aggressiva di come fosse prima. E si sono sentiti tutti quei danni. Gran bella azione su tutta la mappa da parte di Cyberground. Counter e Major D dalla loro riuscita a trovare un dive su Caitlyn Morgana è stato veramente tanta roba. Morgana... anche un po' egoista, se non addirittura egotista, su quella corsia inferiore, scudo su se stessa, lascia Caitlyn in balia degli avversari e comunque Morgana è la prima a morire. Per Counter è stata un'esecuzione molto tranquilla, sapeva di avere la Suprema e quindi poteva tankare lui la torre. Rivediamo il replay dell'azione. Major D si rende conto di poter ingaggiare perché tanto Morgana ha un singolo scudo nero. Se lo mette subito su di lei vuol dire che può ingaggiare su Caitlyn. Doveva soltanto aspettare di capire chi fosse il bersaglio di quello scudo. Nel frattempo Valkyrie di nuovo aggressivo. Il vantaggio in livelli adesso inizia ad essere una discriminante, perché la top lane adesso è facile da sbilanciare proprio a livello di livelli, scusami il gioco di parole. Drago numero 2. Drago numero 2 ed è un drago della montagna questo. Quindi se è evocato un messaggero però in topside. Vogliono rispondere alla pressione con altra pressione, ma hai appena regalato informazioni con questa evocazione. Già, perché adesso possono permettersi di fare il drago senza aver timore di essere disturbati. Sanno che Shox aveva evocato il messaggero.
E questo per la bottom lane vuol dire counter, libero di farmare, libero di pushare aggressivamente. Con Morgana che continui a spottarla grazie ai lumi che sta rimuovendo. E ok, perderai un paio di placcature. Sai che si è spostato da Syndra, dalla costa centrale, quindi potrebbe essere top lane. Vedi infatti Valkyrie posizionarsi molto più difensivamente. Mi sa che accettano la perdita di torre top in Cyberground. Ma Valkyrie qua, molto pesantemente, per una nuova Chrono Shocks. Tanti è entrata la tutura, intanto il dive sulla corsia inferiore, Fugger Flipper potrebbe morirci, la cura potrebbe salvarlo, e lo stordimento di Morgana invece a stunare tutti e due gli avversari. Shocks completa il lavoro, e alla fine counter, flash in avanti, e riesce per un soffio a trovare la doppia lama, la doppia piuma, e poi l'incantalame. Deja Vuz qua sta cercando di eliminare Crocomox, che ha flashato attraverso il muro e usato la barriera. Continua Crocomox a prendere tempo e con il laserone potrebbe girarsi, oh, e riesce a uccidere Deja Vu. Dai, Pocket Pick ancora, passi in saluto, infatti arrivano a push in fan e Major D a salvare il soldato Crocomox nelle retrovie. Quello era turbo sexy da parte di Crocomox, era una delle cose più pulite che si siano mai viste. L'azione era partita con... Aspetta, perché Crocomox è sotto la torre di Syndra con mezza vita e Syndra è full vita? E si chiude con Syndra morta. Dietro una torre di Syndra. Wow! Però Crocomox ci saluta, penso. Con Shocks lì presente c'era Khan in entrata. Okay. Oh, mamma mia. Scusa, Croco. Vabbè. Adesso al di là di questo piccolo smacco, perché comunque si attarda nel tornare in base, e da parte sua la fuga all'interno della giungla nemica, l'uno contro due, vedere Syndra non riuscire a raggiungerlo, la barriera, quella preziosissima barriera che lo salva dal potere senza limiti. Inizialmente questo era un brutto posizionamento da parte di Crocomox, parliamoci chiaro. Subisce lo stordimento, viene targettato dalla struttura stessa, bassissimo in salute, si salva grazie alla barriera. Il flash attraverso il muro di Deja Vu non è servito a nulla. E che cosa non ha fatto? Quel knock-up su 9 Pocket Pick ha spostato Morgana abbastanza da permettergli di schivare il Binding, perché Morgana è stata spostata e quindi l'hitbox di lancio del Binding è stato spostato. Quello è stato incredibile, quello è stato, penso, davvero incredibile da parte sua. Senza considerare comunque che nuovamente counter in corsia inferiore, flash in avanti, scatta in avanti, utilizza la ult in avanti. E guarda nuova Crono come purtroppo è costretto a fare ben poco sotto questa struttura. Xayah, una volta che ottiene 4 kill, un oggetto e mezzo intero, non fa paura, ti terrorizza. E sei un tank. Beh, sei un tank relativamente, perché se consideri già il 50% di possibilità di critico nell'inventario di Xayah. Cata e fuga, potrebbe andare per il knockout, ma viene subito tordito per mano di Syndra. Si salva per un soffio, no, perché Deja Vu lo condanna a morte. E così anche Pushinfan. Valkyrie in mezzo a un fight che non vorrebbe prendere a tutti i costi. Adesso, teletrasporto investito, e questo è un vero peccato, ma si salva grazie a un bulbo esplosivo. Riescono a portarsi in salvo. Il teletrasporto di Valkyrie sembrava peccaminoso inizialmente, ma riesce comunque a mantenere anche il flash dalla sua. Felice così per ora. Oh, da parte di Croco ci sono delle Q piazzate veramente bene. Che bello il suo Vel'Koz. È un altro dei campioni che... Tentativo di kill nei confronti di Burger Flipper. Purtroppo non trovando la Q ideale non riesce a trovarla. Shocks è costretto al flash per eliminarlo, ma è comunque una serie di uccisioni. Major D pronta all'ingaggio, knock-up nei confronti di quel Kha'Zix. I danni sembrano bastare, il conquistatore salva Valkyrie e permette di interrompere una serie che aveva appena ottenuto. Questi Cyberground mi stanno piacendo tantissimo. Sono... coesi, sono divertenti proprio da vedere, perché le loro azioni, oltre ad essere ben coordinate, sono molto pirotecniche. Qua, questo è superiore, prova Syndra a wave clearare, ma Xayah continua a premere. Questo vuol dire per Kindred farmare liberamente la giungla, farmare liberamente questo messaggero. Valkyrie adesso potrebbe essere inseguito. Decidono di no. Gli HG dicono ok, non sappiamo dove sono gli avversari, meglio non rischiare. Ne avevano già conquistato uno dalla loro prima di messaggero, decidono di cedere questo, decidono soprattutto di non voler giocare all'interno di un parco lumi, perché se tu guardi il quadrante superiore è costellato di rosso. Giustamente, considerato quella che la pressione che Counter e Major D sono continuano a trovare su questa top lane, diventa anche facile riuscire a piazzare tutta questa visione dalla tua per prendere quel messaggero. E ora richiamo base, resettano la situazione, si spostano bot lane dove c'è il drago. Drago che sappiamo essere Drago della Nuvola, siamo già sulla landa elementale.
Drago della Nuvola che, se dovesse essere conquistato dai Cyberground, potrebbero arrivarne solo due prima dell'anima del drago. Significherebbe comunque un buon quantitativo di riduzione ricarica sulle proprie supreme, per un team abbastanza dipendente da quelle supreme. Assolutamente, immaginati una Kindred che può voltare più spesso. Un Rakan, una Xayah, sì. Vel'Koz stesso. Gnara praticamente smetterà di avere cooldown sulla sua suprema a un certo punto. Se arriva a 45% di 40% di cooldown reduction, sì, assolutamente. Valkyrie che con un bel hop si salva dal knock-up di Nova Crono, che era corpo a corpo, quindi doveva essere praticamente istantaneo. Nonostante ciò, i riflessi ci sono stati. E vanno ad aggredire il drago. Lo fanno allontanare dalla sua tana. Major D è purtroppo su un lume, quindi... Ma sta andando abbastanza bene il team nemico. Sarà drago, incontestato. Sì, non possono permetterselo. Hanno Horn sulla corsia inferiore, troppo lontano. Non si stava avvicinando al fight, si era allontanato dal fight. E questo vuol dire comunque poter premere sulla corsia centrale per qualche istante, perché i Cyberground sono molto veloci a pulire l'ondata di minion, nonostante tu avessi piazzato una bella ondata di minion sotto torre. Certo, però contro quella composizione hai appena sottolineato, a vita breve. Questo gli permette non solo di ruotare agilmente, ma gli permette anche di impostare un macro tra virgolette sconsiderato, perché è comunque un macro che dà la propria alla sicurezza di potersi esporre oltre il centrocampo. Guarda ad esempio la build di Gnar. Quando ti parlo di sconsideratezza, quell'incipit di... Oh, oh, in pocket, costretto subito a questo difensivo. Grandissimo Major D che trova non solo la toccata e fuga su due, ma anche il knock-up. Double kill nelle mani di Pushinfan, che mi sa sarà costretto a utilizzare la propria suprema per difendersi. No, nemmeno. Shox, per quanto l'abbia minacciato per un istante, subito si rende conto. Probabile che vengano a girarsi su di me se prova a ingaggiarlo. Proprio che no. E questo significa comunque una marea di risorse che finiscono nelle tasche dei Cyberground. Prima di Horn evocata. Totale gol tra Major D e Pushinfan. Il messaggero tirerà la seconda testata adesso. E questo vuol dire poter prendere due torri. Nova Crona adesso rallentato. Valkyrie prova di nuovo a rallentarlo, ma alla fine nulla di fatto. Ti dicevo, Gnar lo vediamo con un incipit di una speranza perduta. Quello è un Gnar che vuole giocare molto aggressivo in side lane, e quando completerà quell'oggetto, per Horn diventa difficilissimo scambiare con lui. Perché vai a giocare su una delle statistiche che Horn peggio va a gestire, la velocità d'attacco. Quello sarà il classico Gnar da split push che comunque vuole avere delle difese. Difesa fisica dai calzari del ninja, difesa massima, magica dalla fine della notte. Scusami, non fine della notte, speranza perduta. È una situazione ottima per i Cyberground questa. Gnar sta andando in snowball, comunque verso un mid game solidissimo. Kindred non ha subito Kha'Zix nei primi livelli e da qui in poi difficilmente lo subirà. Crocomus, 1-2-3, tranquillissimo, sta andando comunque verso una build molto canonica. E queste azioni ti fanno capire che non temono nulla. Non hai paura di arrivare una duo lane quando sai dove si trova Nova Crono, quando sai che Deja Vu non è in zona. E questo è il vantaggio di Cyberground. Se prima abbiamo visto tutta quella visione sulla superiore di mappa, è per questo scopo. Vogliono sapere quando ingaggiare e come farlo, perché lo fanno sempre in ottica di manca qualcuno, ingaggiamo. Manca qualcuno, ingaggiamo. Non è un, ah, potremmo ingaggiare adesso. No, no, ingaggiamo. E la cosa bella è che spesso e volentieri quando manca qualcuno è perché l'hanno ucciso. Anche. Quello è un altro grosso plus sulla loro strategia macroscopica. Si muovono un po' di visione adesso gli HG, giustamente. Ne abbiamo appena parlato. Qual modo migliore per gestire la visione avversaria se non rimuoverla? Per il momento... c'è un ingaggio, ma... Nei confronti di Counter, che comunque la Suprema ce l'ha ancora dalla sua, comincia a girarsi, nei confronti di Nine Pocket Pick, lo scudo nero salva la Nova Crono, che si sposta in avanti, e per quanto possa tankare una struttura, non è mai piacevole tankarla. Cercare l'ingaggio con la Suprema di Horn su Xayah Rakan, però in coscienza. Qui è proprio errata lettura di quella che è la composizione nemica e come può andare a giocarsi le proprie carte. Avresti voluto magari baitare la Suprema di Xayah per intercettarla sull'atterraggio con le gambe oscuro di Morgana, ma comunque sotto la struttura è un piano che ti portava a sacrificare davvero troppo. Nova Crono, per fortuna, tra i calzari del ninja, che, parentesi, non aveva su dive, e il mantello della forgia, può resistere a lungo, ma questo barone va a mettere una bomba orologeria sulla partita. Già, perché con solo 4.000 unità di vantaggio e con tutti gli avversari in vita vanno per l'all-in. Remandi il counter utilizzata, va subito Valkyrie a contricaggiare Major D, trova il knock-up, no, non lo trova, grazie allo scudo nero, adesso immobilizzato questa Kindred. Pushinfan però si salva grazie alla propria suprema, counter adesso viene seguito, Major D eliminato per mano di Kha'Zix che cade
su Valkyrie che gli lancia un masso in testa. Counter all'inseguimento su Nine Pocket Pick. La velocità di movimento favorisce entrambi i campioni, ma quella Xayah alla fine con un paio di piume le richiama a sé. Via, doppia uccisione per lei. Counter è davvero gigantesco. Counter, ma non solo in questa partita, proprio come giocatore. Counter già così bravo nell'eseguire questa tipologia di azioni. Il suo focus sullo spostamento non solo dei suoi compagni di squadra ma degli avversari, riuscire a riposizionarsi, DPS incessante da parte sua. E adesso ti trovi una Xayah 6-0-3 contro una Caitlyn 0-3-2. Quella Caitlyn non tornerà mai in partita. Non ci riesce, non ha le risorse necessarie per gestire una situazione del genere e neanche i suoi compagni ce le hanno, perché hai optato per una strategia che si basa su un campione d'early game in giungla, che è Kha'Zix, e purtroppo non ti ha premiato. Quel Kha'Zix doveva snobollarti le corsie e così non è stato. Kha'Zix avrebbe voluto molto di più, su quello sono d'accordo, ma nel negare quel Kha'Zix sono stati bravi i laner dei Cyberground. Assolutamente. La gestione della pressione. Ah, qui è Soul Point intanto. Vero. Cyberground hanno ottenuto il controllo totale di questi draghi. Ma il Soul Point è il prossimo. Ah, no, scusami, l'avevano preso l'altro. Esatto, gli HG avevano, sì, preso, avevano preso il primo. Siamo a Soul Point, quindi, per loro. Terzo drago. Sarà importante trovare il prossimo. 30% riduzione di carica sulle proprie supreme, più quella velocità di movimento extra quando le attivi. Mamma mia, per Rakan è proprio una manna dal cielo. Corre come il vento. È il setup perfetto per Rakan. Davvero. Felicissimo di ciò. Krokomux adesso è trovato fuori posizione. Arriva il colpo perfetto di Caitlyn dalla distanza. Shox subito invisibile perché si vede chiuso da tre persone. Poveretto. Shox mi sa che sarà abbandonato a se stesso. Cerca il seguimento su Pushin. Fan invisibilità per scappare via. Il palzo difensivo l'aiuta, certo. E anche il flash. Ma un ultimo colpo potrebbe essere sufficiente. Counter trovato fuori posizione. Il tuo punto di piume lo va a salvare. Ma la suprema di Morgana lo stunna. E questa è facile. Preda per un Orn che prende 1000 gold. Major D e Pushin fanno immobilizzati. Adesso di seguimento nei confronti di Deja Vu. Nuova crono con un knockout perfetto. Valkyrie e Pushin fanno l'inseguimento. Valkyrie che trova la vita, trova la vita di Deja Vu. Krokomux con il laserone ha contribuito, non troppo ma più che sufficiente. Nova crono, knockout mancato purtroppo contro il muro. Arriva Gnarlo, batte al muro e via. Abbastanza velocità d'attacco e danni sul colpo da parte di quella speranza perduta portano Valkyrie ad essere imponente all'interno di questa schermaglia. Ha trovato sì lo shutdown nei confronti di Counter, ma poco importa, è sul tank. È comunque un grosso vantaggio, perché da quella singola uccisione compare una cintura del gigante in più nell'inventario di Ornn, ma hai appena scambiato il tutto con l'inibitore della corsia centrale. È qualcosa che ti mette in grave difficoltà. Sei già a 6500 unità di differenza circa. Vedi comunque la pressione che stai perdendo sulle corsie laterali. E adesso con il teletrasporto di Syndra cercheranno di intercettare Major D e Krokomux. Colpo perfetto di Caitlyn da distanza su Major D, però, che può tranquillamente portarsi in salvo con la sua passiva e la possibilità di danzare verso la sua amata. Non un gran fan di questo teletrasporto, volevi cercare di reinserirti ma ero ormai troppo tardi. Inoltre, di nuovo si manca di rispetto all'elevatissima mobilità di Rakan. Ci provi prima con la Suprema di Ornn, ci provi dopo con il teletrasporto di Syndra e Rakan. È come seguire un LeBlanc. Quasi peggio quando sei di fianco a Xayah, perché il range di fianco a Xayah è troppo più alto. Di qualsiasi abilità possono andare a imporre sulla landa gli HG. HG, se alzi gli occhi al tabellone, vediamo un gold deficit di 6500 unità. Non è una cosa che puoi sottovalutare. E con la composizione che si ritrovano serve un miracolo per rimetterli in sesto. Adesso con l'inibitore abbattuto in corsa centrale, giustamente Counter e Major D andranno a pushare la corsa centrale per poi concentrarsi sulla corsia inferiore. Gnar sta accompagnando l'ondata di Minion. Con la mano del barone scaduta non puoi far più di tanto, ma hai comunque il vantaggio di pressione sulla totalità della mappa. Che sia top, che sia mid, che sia la corsia inferiore grazie alla tua stessa presenza. Stanno facendo tanti Cyberground e la rassa sotto torre da parte di Krokomux è enorme. Esatto, quello è uno dei fattori principali, perché hai Krokomux dalla sua col tormento di Liandry. Quello vuole essere un Vel'Koz in grado di arrassare tantissimo in fase di assedio. Sai che la corsia centrale è già crollata e che puoi tranquillamente con questa composizione giocare un 1-4 sulla mappa? Metti Gnar in side lane, quella top lane è totalmente sua, e vai in assedio con un Vel'Koz creato per quello. Io l'ingaggio qua da parte di Ornn, che trova il knockup nei confronti di due persone. Pushin fan stordito per così tanto tempo. E qua infatti è la sua morte la prima a aprire le danze. Con Counter che intanto è libero di fare DPS, immobilizzato per adesso per un binding di Morgana. Il tumulto di piume gli permette di prendere un po' di tempo. Ammazzerà alla fine Shox, ma sarà Syndra con un'ultima sfera a dichiarare
alla fine di questo fight. Ora Gnar in corsa superiore, però è libero di pushare. Questo, se lo consideriamo nella sua totalità... Oh no, non riesce a bloccare in tempo. Ti dicevo, se lo consideriamo nella sua totalità, è un 3x2. Bel knock. Oh, mamma. Era un bel knock up quasi. Cushifan potrebbe caderci, infatti. Serie interrotta per mano di Burger Flipper con un ultimo critico. Caitlyn ha il frammento di infinito. Non puoi giocare in questo modo contro un frammento di infinito se non hai un frammento di infinito. Quando un tiratore con frammento di infinito incontra un tiratore senza frammento di infinito... succedono cose. Ma cosa? mamma mia. Anni di cultura cinematografica buttati nella tana del drago. Comunque tornando in partita, ti sto dicendo, quello, se non consideriamo la parte finale, l'epilogo di quanto appena visto, abbiamo visto un 4 contro 5 che comunque ha scambiato 3x2 a favore dei Cyberground sulla corsia inferiore, mentre Gnar ha preso la struttura in corsia superiore. I Cyberground, nonostante abbiano avuto un piccolo scivolone, specialmente nel reingaggiare contro Caitlyn, non hanno avuto tanti problemi a giocare la mappa. Adesso Drago della Nuvola, parlavamo del Soul Point ed eccolo qua arrivare sulla landa. Cyberground lo conquisteranno indisturbati. Ci provano Morgana e Kha'Zix sul fianco, ma è già troppo tardi, si corre! E Valkyrie va già aggressivo, grazie alla barra della furia sta di poter... Guarda quella toccata di furia di Rakan, prontamente bloccata dal binding di Morgana. Mamma mia però che velocità di movimento che aveva dalla sua. Peccato, avrei voluto vedere quel Rakan correre di più, ma lo vedremo a breve. Barone Nashor già sulla landa. Non solo, un quarto del cooldown della sua suprema è già tornato, quindi non ci vuole poi tanto. Però Gomux aspetta, attende le sue prede dietro al muro. Qualcuno deve farsi strada in mezzo a questi danni. A questo laserone che costringe due avversari a utilizzare la propria zona. Flash difensivi e alla fine mi sa che sarà un nulla di fatto per loro. Con Nova Cronaca che anche lui salta attraverso il muro con Nine Pocket di cavolo inseguito. E forse eliminato per mano di Pushin. Fanno un'ultima così. Va a segno per un soffio. E Crocomux è arrivato sul fianco con un Bacons che di solito dovrebbe essere in backline. Guardalo ora in frontline a flancare. Come fosse un Alistar, nulla fosse però, perché questo è un Nova Crono che per quanto si lanci in mezzo agli avversari può fare ben poco contro la forza d'impatto che ha la Team Comp dei Cyberground. E ladies and gentlemen, questa sarà la battuta finale. Barone Nashor va a potenziare quattro elementi dei Cyberground che si lanciano in avanti su una poverissima Syndra che niente può fare che cedere la carneficina counter. Ladies and gentlemen, 1-0 per i Cyberground. 1-0 è già match point, perché ricordiamo, questa è una serie al meglio delle tre. Nel momento in cui vinci una singola partita già ti trovi a un ok, basta una, siamo a casa, pronti, siamo i a casa. Cyberground sono tanto così dal farcela. E questa prima performance da parte loro è stata un indicatore di potenza davvero solido. Cyberground molto efficace in quello che abbiamo visto, perché sono stati in grado di giocare intorno ai loro punti di forza, sono stati in grado di giocare molto bene intorno a counter e alle risorse che ha trovato in fase di corsia. Una lane sulla carta vincente è stata vanificata da diversi elementi. Intanto Counter e Major D sono una gran bella lane a livello di comunicazione. Quei dive sotto torre, vedere Rakan divare Caitlyn Morgana non è una cosa da tutti i giorni, perché comunque Morgana avrebbe voluto trovare molto di più in quel dive, avrebbe voluto cercare di immobilizzare Rakan, avrebbe voluto... Allora, quando Morgana si è scudata da sola è perché tu volevi immobilizzare Rakan stesso e non ne hai mai avuto tempo. La priorità, guarda qui, Nine Pocket Pick non ha potuto fare nulla. Non so perché sei in assenza di cooldown o comunque colti troppo di sorpresa, non avevamo informazioni sui cooldown residui in quel momento, però quel dive è stato favoloso, gestito alla perfezione. Non si è neanche inserita Kindred, era lì in zona, ha detto ragazzi se serve do backup, tranquillo ce la siamo sbrigata noi. Capisci che quando siete in tre e solo due di voi servono per divare una lane che sulla carta vi dovrebbe counterare, allora le cose stanno iniziando ad andare male. Qua i Cyberground sono stati molto bravi nella gestione di questo Barone Nashor, perché la visione aveva totalmente negato gli HG e di conseguenza erano liberi di fare come volevano. Hanno abbassato il Barone Nashor a 2000 HP prima che si affacciassero gli HG. Già. E la seconda conquista del Barone Nashor da parte dei Cyberground stessi l'hanno conquistato tipo in 10 secondi.
Quindi dobbiamo anche considerare quanto la loro itemizzazione iperaggressiva gli abbia poi dato. Avere velocità d'attacco su Gnar in una composizione che vede un tiratore da critico puro è importante, perché sai che su un tiratore da critico l'accesso a danni percentuali è occasionale, e poter capitalizzare sull'iperattività grazie a più velocità d'attacco su questi obiettivi così grossi ti dà una spinta in più quando li vai a conquistare. E hanno giocato bene anche intorno a questo i Cyberground. Penso che questa da parte loro sia una partita veramente da lodare da ogni punto di vista. Assolutamente d'accordo, e mi aspetto una seconda partita dello stesso ritmo, a meno che gli HG non si adattino. E ne abbiamo parlato prima, gli HG sono veloci ad adattarsi, ma in questo match non c'era proprio alcun dubbio. I Cyberground li hanno distrutti. Esatto, non c'è un macro superiore al quale ti devi adattare, devi cercare di tirare fuori un coniglio dal cappello, perché quello a cui adesso ti devi adattare è l'idea che i tuoi avversari siano meccanicamente più presenti. Non dico per forza più bravi in generale, ma nella sfida di oggi sono più presenti e lo stiamo vedendo. Morgana molto brava nel tenere sotto controllo Rakan, controllo oscuro dopo controllo oscuro dalla sua, però non bastava. Riuscivano a prendere tantissimo tempo i membri dei Cyberground, tra la Suprema di Kindred, tra comunque la capacità di zoning che Vel'Koz andava a offrire. Non hanno mai giocato le proprie carte gli HG. Quella Syndra non ha mai avuto impatto sulla partita, tranne un dive andato piuttosto male, ma quello lo cancelliamo dal verbale. Non ce lo ricordiamo. È successo? Io non l'ho visto nei replay, quindi non è successo. No, infatti. Appunto. Ci sarà semplicemente l'orologio nei replay poi online che scatterà avanti di qualche secondo un bug della Landa e niente. Per il resto, parlando degli scenari finali, penso il fight al Baron. Esatto, quando siamo arrivati a quel fight, penso fosse comunque già troppo tardi per cercare di contestare. Sì. Le risorse non c'erano, guarda la vita di quel barone quanto velocemente sta calando, e stiamo comunque parlando di solo tre persone che vanno a colpirlo. Nel frattempo Vel'Koz stava demolendo un team. Che meraviglia quel cespuglio della morte con Crocomux. Quando arrivano queste occasioni sono sempre belle, certo. Crocomux stava cercando il seguimento su Deja Vu, lo vede che gli ha chiuso la strada e poi diventa lui il flanker, nonostante sia un mago da gittata che dovrebbe starsene tranquillo e comodo in backline. Deja Vu prova pure a eliminarlo con l'aiuto di Shox, ma la Zonia lo salva e porta i propri compagni subito in suo soccorso. E Nova Crona era rimasto abbandonato a se stesso, era un singolo membro contro quattro campioni che ti picchiavano. Che doveva succedere? Già. Siamo inoltre arrivati in un punto dove sulla carta Ornn avrebbe dovuto compensare la differenza di hyperscaling tra Xayah e Caitlyn, ma Caitlyn è rimasta così impressionantemente indietro durante le fasi iniziali che è arrivato in un mid game con una Caitlyn che non ha vantaggio. Purtroppo quella Caitlyn faticherà tantissimo fino al quarto oggetto. Già. Puoi comunque dire la tua quando ci arrivi, ma devi arrivarci. E quando ci arrivi non sei comunque un hypercarry, sei solo un AD carry da critico in forma, ma non sei un hypercarry. Per quello Ornn era una scelta intelligente a livello di draft. Hanno draftato bene, ma non hanno eseguito correttamente. C'è un attimo da rivedere il piano macroscopico. Ma, signore e signori, noi adesso ci prendiamo una velocissima pausa.